Buonasera, tra poco il nostro telegiornale. Vediamo intanto i titoli delle principali notizie. Oggi è stata la giornata nazionale di mobilitazione contro le guerre. In provincia 3 manifestazioni per chiedere il cessate il fuoco. Ci sono stati naturalmente, tutte le cronache ne hanno parlato, scontri tra polizia e manifestanti a Pisa, a Firenze, e Gianni commenta: la Toscana è terra di democrazia. Parleremo anche delle imprese giovanili, si parla degli under 35 che sono in crisi naturalmente perché non c'è un ricambio generazionale, ma affronteremo anche gli indennizi che sono stati stanziati dalla regione, si parla di 500.000 euro per affrontare i danni dei lupi, i danni causati dai lupi. Parleremo anche del turismo familiare che in Versilia rappresenta il 19,3%, quindi supera la media nazionale e sono dati che fanno ben sperare per il 2024. Di questo e di altro dopo la sigla. La mia macchina. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli a Puana Spidi, via Zara 810, Marina di Massa. DR 4.0 full optional di serie con 5 anni di garanzia. Incredibile Formula 0, interessi 0, anticipo 0, maxi rata 0. E tua in sole 60 rate da 339 euro. Corri in concessionaria, l'offerta è valida solo per poco. Ancora buonasera, apriamo questa nostra edizione del telegiornale di Antenna 3 parlando, come avete sentito dai titoli, della giornata di mobilitazione nazionale contro le guerre. Oggi in provincia di Massa Carrara si sono svolte 3 manifestazioni per chiedere il cessate fuoco in Palestina e in Ucraina. Seguiamo insieme le interviste realizzate. Come Accademia Puana della Pace abbiamo aderito a questa mobilitazione nazionale che è stata lanciata da Rete Italiana Pace e Disarmo, Europe for Peace, e, tra l'altro l'Accademia fa parte della Rete Italiana Pace e Disarmo, e abbiamo organizzato quindi questi momenti di informazione, soprattutto, infatti daremo soprattutto materiale informativo oggi qui a Massa, in contemporanea a Marina di Carrara e stamani a Pontremoli, perché è assolutamente necessario ribadire le ragioni della pace e riaffermare con forza che la pace è possibile, però richiede scelte politiche, scelte economiche, scelte sociali, e il nostro obiettivo è proprio quello di informare sul fatto che la pace sia possibile in qualche maniera, ecco. E siamo qui proprio per questo, quindi per dire no alla guerra, per dire no alla guerra in Ucraina, per dire no alla guerra a Gaza, per dire no alle tante guerre che sono in Africa e per affermare che solo in una logica di pace possiamo costruire un mondo diverso, un mondo solidale, un mondo migliore. Perché questi ultimi 50 anni di conflitti, ove meglio di scelte militari fatte per risolvere i conflitti internazionali, ci hanno consegnato un mondo più insicuro, un mondo precario, un mondo dove prevale in qualche maniera l'odio. E invece c'è necessità di costruire un mondo diverso in cui le relazioni tra i popoli siano costruite non con gli eserciti, ma siano costruite con strumenti di pace e di non violenza. Le conoscenze ci sono, gli studi ci sono, però si tratta di fare delle scelte politiche. Un
Ma Camaiore e Massarosa, rispettivamente Maurizio Verona, Marcello Pierucci e Simona Barsotti, annunciano una manifestazione per la pace a Sant'Anna di Stazzema, in piazza Anna Pardini. Lo spazio pubblico intitolato alla vittima più giovane della strage del 12 agosto del 1944. Gli amministratori dei tre comuni, insieme ai cittadini e ad altre associazioni, sfileranno nel Parco Nazionale della Pace a favore del rispetto per la vita e soprattutto dei civili, della libertà, della giustizia, la solidarietà, la tolleranza e tutti i diritti umani. Per la manifestazione in programma sabato prossimo 2 marzo saranno invitati anche gli studenti degli istituti coinvolti nella manifestazione di Pisa, anch'essa in favore della pace. E proprio di queste manifestazioni sapete che ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti. Ieri a Pisa il presidente della regione Eugenio Giani ricorda che la Toscana è terra di democrazia. Seguiamo insieme i dettagli da Alice Spadoni. Le immagini di violenza che abbiamo visto lasciano addosso sentimenti di profonda preoccupazione. La Toscana è terra di democrazia, di dialogo, di confronto. Mi auguro che si faccia chiarezza al più presto su quello che è avvenuto in una piazza pacifica dove c'erano degli studenti inermi che esprimevano la loro opinione. Questo è il commento del presidente della regione Toscana Eugenio Giani commentando quanto accaduto a Pisa nel corso di un corteo che ha visto scontri tra la polizia e dei giovani manifestanti scesi in piazza per protestare contro la pulizia etnica che lo Stato israeliano sta attuando nella striscia di Gaza. Come ha commentato Giani, le idee si possono condividere o meno, ma la libertà di espressione e il pensiero va sempre rispettata, perché parte del nucleo fondamentale della Costituzione che la riconosce, la garantisce e costituisce un architrave degli ordinamenti democratici. A commentare l'accaduto anche il gruppo consigliare PD e la segreteria comunale di Carrara, stigmatizzando il comportamento violento della polizia nei confronti della manifestazione studentesca. Per il PD si tratta di immagini raccapriccianti, con cariche manganellate nei confronti di studenti, in gran parte minorenni. Se il ministro Piantedosi, nel question time di mercoledì scorso, ha rassicurato sul fatto che non vi è nessun disegno per reprimere il dissesto politico, i fatti di ieri ci inquietano e ci colpiscono profondamente, ha spiegato il partito. Esprimiamo piena vicinanza ai ragazzi e alle loro famiglie e annunciamo per il prossimo Consiglio Comunale un ordine del giorno sull'argomento. Infine, anche il Partito Comunista della Toscana si è espresso sulla questione. Chiedere la pace per Gaza è un affronto intollerabile per l'attuale governo e per gli attuali partiti di regime, ha commentato, che per non passare mai davanti al proprio padrone statunitense reprimono il grido per la pace. Noi del Partito Comunista Italiano, ha concluso il partito in una nota, siamo con tutte le compagne e i compagni che continuano a invocare una politica di pace e giustizia per il popolo palestinese. Approvato dalla giunta del sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti, il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area mineraria ex Edem a Val di Castello Carducci. La spesa sarà finanziata con risorse PNRR per la bonifica del suolo dei siti orfani, erogate dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU per 2,5 milioni di euro. L'intervento, secondo le scadenze dettate dal Piano Nazionale, dovrà partire entro giugno di quest'anno per concludersi nel 2026. L'area ex Edem si trova nella parte alta di Val di Castello e comprende diversi fabbricati, quasi tutti abbandonati da oltre 25 anni, con coperture, scale e passaggi pericolanti o crollati e un'ingente quantità di macchinari, automezzi e materiali di scarto lasciati all'interno dei vari edifici. L'impresa giovanile è in crisi, non c'è ricambio generazionale nelle aziende. In provincia solo la Lunigiana sembra avere un trend positivo. Abbiamo affrontato l'argomento che riguarda la presenza nella nostra provincia di aziende societarie o ditte individuali straniere, individuando in questi soggetti la marcata presenza di lavoratori extra Unione Europea. Restando nell'analisi delle imprese, ci arriva un altro dato dall'Istituto Studi e Ricerche e dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Questa volta riguarda la dinamica dell'imprenditoria giovanile. Proprio di dinamica si parla, in quanto per un numero crescente di imprenditori che invecchiano, non c'è un numero sufficiente di giovani che li rimpiazzano. L'esempio della provincia di Massa Carrara sottolinea che nel 2023 le imprese giovanili hanno avuto una flessione del 5,9%, ovvero meno 89 unità, scendendo a 1412.
L'incidenza sul totale si ferma al 6,4%, al di sotto di quella nazionale che è dell'8,5%. I settori più in crisi per i giovani? Il commercio, l'alloggio, la ristorazione, le costruzioni, l'agricoltura. Segno positivo invece per l'industria e i servizi alla persona, i centri estetici, i parrucchieri. Eppure gli under 35 dovrebbero essere la forza trainante di un territorio, come sostiene Walter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. I giovani stanno plasmando il futuro dell'economia, vedi ad esempio l'adozione delle tecnologie digitali. È necessario dunque adottare iniziative ad ogni livello per incentivare la partecipazione attiva e, aggiungiamo noi, far crescere la consapevolezza di valere e di saper lavorare per garantire e garantirsi un futuro soddisfacente. Realizzare parcheggi pubblici per decongestionare i centri urbani e favorire la mobilità, oltre a rendere più fruibile e godibile i luoghi della Toscana. È uno degli obiettivi delle politiche di governo della regione, che ha deciso di assegnare contributi ai comuni per realizzarli. Quelli interessati dovranno partecipare con i loro progetti all'avviso pubblico di prossima uscita per la selezione delle richieste di contributo. La dotazione finanziaria dell'avviso ammonta per gli anni 2025-2044 complessivamente a 20 milioni di euro, con un massimale previsto della spesa per ciascuna annualità pari a 1 milione di euro disponibili sul bilancio di previsione 2024-2025. E sui bilanci successivi, con una articolazione per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2044 pari ad 1 milione all'anno. Parliamo dei danni da lupo, perché è di 500.000 euro la dotazione finanziaria per gli indennizzi messa a disposizione dalla Regione Toscana. Ammonta a 500.000 euro la dotazione finanziaria con cui la Regione per il 2024 concede indennizzi alle aziende zootecniche che hanno subito danni da predazione provocati dal lupo. Le risorse sono state messe a disposizione dalla Giunta regionale su iniziativa della vicepresidente e assessore all'agroalimentare Stefania Saccardi, quale riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati appunto dal lupo. L'erogazione degli indennizzi sarà conseguenziale alla partecipazione del bando che uscirà nei prossimi giorni. La concessione del contributo è subordinata all'accertamento del danno da predazione da parte del veterinario dell'azienda USL competente e all'applicazione in aziende di almeno una misura di prevenzione a tutela e protezione degli animali allevati da parte dei beneficiari, quali una recinzione di sicurezza o strutture ad uso ricovero e cani da guardia. L'aiuto è concesso per i danni diretti, con il rimborso del costo di mercato del capo predato, e per i danni indiretti intesi come i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti sopravvissuti alla predazione. I beneficiari dell'aiuto sono le microimprese e le piccole e medie imprese che svolgono attività di allevamento zootecnico di tipo ovino, caprino, bovino, bufalino, suino, equino, asinino in tutta la Toscana. Le domande dovranno essere presentate attraverso il sistema informativo di Artea direttamente al settore della Direzione Agricola e Sviluppo Rurale, responsabile dell'istruttoria, immediatamente dopo l'avvenuta certificazione da parte del veterinario dell'azienda USL dell'evento predatorio e comunque entro i 60 giorni successivi dalla data dell'evento predatorio. Le domande potranno essere presentate per i danni subiti dalle aziende zootecniche tra il 1 novembre 2023 e il 31 ottobre di quest'anno. Agricoltori e allevatori toscani tornano nuovamente in piazza a Bruxelles per chiedere semplificazione, tempi certi e interventi immediati all'Unione Europea. Saranno in prima fila insieme ai colleghi di tutta Italia in occasione della discussione del Consiglio dei Ministri Agricoli dell'Unione Europea sulla semplificazione della politica agricola comune in programma lunedì 26 febbraio. A partire dalle 10, in concomitanza con i lavori, si terrà la manifestazione organizzata da Coldiretti con partenza dalla stazione Luxembourg per raggiungere Roi de la Loi nei pressi della Commissione e del Consiglio europei.
A Carrara l'associazione di promozione sociale Oltre risponde alle accuse di propaganda politica del consigliere di Fratelli d'Italia Massimiliano Manuel sulla scelta della grafica annuale del collettivo artistico. Ce ne parla Martina Menconi. L'associazione di promozione sociale Oltre, collettivo artistico e culturale della città di Carrara, ha risposto alle accuse di propaganda politica allora esposte dal consigliere di Fratelli d'Italia Massimiliano Manuel in relazione alla scelta della grafica che, come ogni anno, viene effettuata dal collettivo. Da oltre 10 anni, infatti, l'associazione, che coinvolge artisti e artisti di tutto il mondo, affida l'illustrazione della linea grafica annuale del festival ai vari autori che partecipano alla manifestazione. A tal proposito, il consigliere Manuel ha espresso il suo parere sulla grafica, considerandola un'immagine di propaganda politica. L'associazione Oltre ha così replicato a tale affermazione. Gli strumenti illustrati nell'immagine grafica rappresentano una martellina e una raspa, cioè strumenti di lavoro utilizzati per l'arte del mosaico, non certo una falce o un martello. Come specificato dall'artista, continua il collettivo, non si tratta inoltre di un manifesto di propaganda comunista, ma di un richiamo alla poster art di inizio Novecento. L'associazione ha poi specificato il ruolo che le istituzioni hanno nella scelta della grafica. La grafica di studi aperti, afferma il collettivo, è decisa esclusivamente dal direttivo dell'associazione APS Oltre. Le istituzioni che promuovono o finanziano il festival non hanno voce in capitolo sulla parte artistica che divulghiamo. Sottolineando nuovamente la libertà di espressione e il rifiuto di ogni riferimento di tipo politico, l'associazione ricorda che le attività che portano sul territorio non hanno alcun obiettivo propagandistico, ma artistico e culturale. Concessione di occupazione del suolo pubblico per interventi dei sottoservizi. La Giunta Comunale di Forte dei Marmi approva il deposito di fideiussione bancaria per gli enti gestori. Il Comune ha dunque deciso di mettere un freno a fronte delle frequenti situazioni di ritardo, delle tempistiche o delle difformità di esecuzione delle lavorazioni nel sottosuolo da parte dei vari enti gestori. Gli importi delle fideiussioni saranno pari a 100.000 euro per gli enti gestori quali Gaia S.p.A., 21 Rete Gas S.p.A. e Distribuzione e Team S.p.A. e pari a 50.000 euro per Fastweb S.p.A. Qualora subentrino nuovi enti gestori, gli stessi dovranno adeguarsi ai depositi cauzionali stabiliti. Già coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, assessore al Comune di Aulla, consigliere provinciale di Massa Carrara, Iuri Gorlandi è tornato in campo in occasione del congresso nazionale di Forza Italia, a cui ha partecipato in qualità di vice coordinatore provinciale di Massa Carrara. Gorlandi ha incontrato per l'occasione il coordinatore regionale Marco Stella e il segretario nazionale Antonio Tajani. Il Comune di Pietrasanta e la Guardia di Finanza, a seguito del protocollo d'intesa sottoscritto in prefettura a Lucca, rafforzano la legalità dell'azione amministrativa sull'uso delle risorse pubbliche, in particolare quelle erogate attraverso il PNRR. Alla presenza del vice sindaco Francesca Bresciani, del segretario comunale Marco Petri, delle dirigenti Monica Torti e Valentina Maggi, di una squadra della Polizia Municipale accompagnata dal comandante Giovanni Fiori e di un'ampia rappresentanza degli uffici più interessati, si è trattato il tema del riciclaggio a livello amministrativo e il ruolo della pubblica amministrazione nel contrastarlo. L'accordo sottoscritto tra i due enti è il primo firmato dalla Guardia di Finanza con un'amministrazione della Versilia e prevede incontri, seminari, interventi formativi e corsi di aggiornamento professionale per personale comunale e uffici preposti. Sapete che cos'è il turismo familiare? Ve lo spieghiamo dopo la pubblicità. A tra poco. Il cibo può essere raccontato, fotografato, osservato. Il cibo all'acino nero è gustato, abbinato, assaporato. Acino nero, il gusto armonioso ed equilibrato dei sapori della natura. Taste Experience. Marina di Massa, via Magliano 22.
DR 4.0 Full Optional di serie con 5 anni di garanzia. Incredibile formula 0, interessi 0, anticipo 0, maxi rata 0. E tua in sole 60 rate da 339 euro. Corri in concessionaria, l'offerta è valida solo per poco. Semplicemente quello fatto dall'intera famiglia, in Versilia è al 19,3% contro una media nazionale del 17,80%. Questo è un dato positivo per il 2022-2023 che però fa anche ben sperare per quest'anno. Turismo familiare in Versilia. I dati di Toscana Promozione Turistica registrano un impatto generato pari al 19,3% contro una media nazionale di 17,80% e della Toscana del 16,8%. L'indagine, suddivisa per ambiti turistici e basata sulle tracce digitali lasciate dai turisti presenti nella destinazione negli anni analizzati 2022-2023, ha mostrato dunque un dato estremamente positivo per la Versilia, dal momento che la destinazione è già una meta di turismo delle famiglie e lo conferma l'incremento della spesa e della presenza di questo target registrato nel 2023. Come ha spiegato il presidente dell'ambito turistico Versilia e sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, i dati presentati sul peso economico del turismo family in Versilia sono preziosi per gli operatori che intendono sviluppare un'offerta specifica per questo segmento di mercato, che ha ampi spazi di crescita a patto di riuscire a intercettare bisogni e esigenze che esprime in modo da potenziare l'offerta. Proprio per approfondire la struttura del target e fornire gli strumenti più idonei, il prossimo lunedì 26 febbraio dalle 14 alle 17 a Forte dei Marmi nel giardino d'inverno di Villa Bertelli si terrà un incontro del gruppo di lavoro Femini organizzato da Toscana Promozione Turistica. E proprio per restare in tema, presto la Toscana avrà una nuova legge sul turismo. Ad annunciarlo è il presidente della regione Giani, intervenuto ieri all'apertura della 10ª edizione di Tourism A al Palazzo dei Congressi di Firenze, che anno dopo anno sta diventando un'occasione per valorizzare e promuovere turisticamente a livello nazionale e internazionale la Toscana. Il nuovo testo darà più potere agli organi con i quali la regione collabora direttamente per portare avanti le politiche di promozione turistica, ovvero gli ambiti che assumeranno il nome di comunità di ambito. Sono in tutto 28 e servono proprio per valorizzare la Toscana diffusa e per questo scopo la regione ha bisogno di centri pulsanti capaci di sfruttare al massimo le potenzialità delle zone meno battute e che servirà, come ha spiegato Giani, a favorire la crescita dell'identità di ognuna delle comunità e delle specificità ad esse collegate. Pulizia stradale meccanizzata, attenzione ai divieti di sosta. Dal 10 gennaio è stato attivato nel centro storico di Carrara lo spazzamento meccanizzato realizzato da Nausica. Forse abbiamo un'altra notizia perché stiamo parlando del coro che vedo, non faccio altro che cambiare notizia. E allora ve lo leggo. Il coro Versilia taglia il prestigioso traguardo del mezzo secolo di vita. È stato fondato nel 1974 grazie ad un gruppo di giovani appassionati della montagna e dei suoi canti. Ebbe alla guida fin dall'inizio il maestro Lino Viviani, che nel 2019 ha lasciato la direzione a Vilma Quadrelli, pur rimanendo nel gruppo come cantore nella sezione dei bassi. La corale di Capezzano Monte, inaugurerà i festeggiamenti del suo 50° compleanno partecipando all'udienza di Papa Francesco in Sala Nervi a Roma, martedì 27 febbraio, accompagnata nell'occasione dal vice sindaco di Pietrasanta, Francesca Bresciani. Non è esclusa un'esibizione davanti al Santo Padre, per la quale il coro ha presentato formale domanda, ma questo verrà deciso solo nell'immediatezza dell'udienza. Ci scuserà il coro naturalmente perché parliamo di spazzamento delle strade, ma naturalmente tanto, tanti in bocca al lupo a questo coro così valoroso.
Dunque, torniamo alla notizia della pulizia delle strade meccanizzata. Attenzione ai divieti di sosta, come dicevamo, dal 10 gennaio è stato attivato nel centro storico di Carrara lo spazzamento meccanizzato realizzato da Nausicaa secondo un calendario prestabilito. Il servizio riguarda Piazza Monzoni e le vie Apuana, Bartolini, Buonarroti, Canova, Cavour, Cucchiari, Dell'Amico, Chiesa, Manzoni, Mazzini, Pelliccia, San Francesco, Sarteschi, Solferino, Tacca, Verdi, via 7 Luglio e viale Potregnano. Il calendario dettagliato dello spazzamento si può trovare sui siti del Comune di Carrara e di Nausicaa, mentre scaricando l'app Juncker è possibile ricevere un promemoria per ricordarsi dove avverrà lo spazzamento il giorno successivo. Basterà in questo caso accedere alla sezione messaggi, dove la comunicazione resterà attiva solo nella giornata antecedente il servizio. L'app Juncker è gratuita e si può scaricare su qualsiasi smartphone. Con la direzione artistica del duo pianistico Sena Fini e Pietro Giorgini si apre il calendario degli eventi per il 2024 organizzati dall'associazione Clara Wake Schumann. Anche quest'anno Villa Bertelli ospiterà i concerti per pianoforte e chitarra in cui musica e interpretazione saranno esperienze di armonia totale. Nel primo concerto, quello del 3 marzo, proprio Sena Fini e Pietro Giorgini si prenderanno la scena con grandi autori come Bellini, Tarenghi, Chopin, Tosti, Rachmaninov, magistralmente eseguiti al pianoforte, accompagnati dalla soprano Dominica Zamara, versatile e dinamica interprete del bel canto. Il 17 marzo la villa sarà palcoscenico per il duo Kravos, lei Zara, lui Val, di origine sloveni, musiche di Mozart, Schubert, Grieg e un brano da loro composto nel concerto a quattro mani al pianoforte di questi due fratelli. Per il 24 marzo è prevista l'esibizione di Ivana Oliva, un'artista tarantina versatile e sensibile, laureata in economia e commercio, ma anche diplomata con il massimo dei voti al conservatorio. Lei e la sua chitarra compone, arrangia, trascrive, insegna. I brani proposti vanno da Giuliani a Villa Lobos, da Fortea a Butros. Entreremo nei particolari dei concerti per maggiori informazioni. Nel frattempo potete chiamare il 338-6755186 oppure 0584-787251 o potete consultare il sito www.fini-giorgini.it. Al Museo delle Arti Carrara, martedì 27 febbraio alle 17, in programma un incontro pubblico con Domenico Quaranta, critico d'arte contemporanea, curatore e docente di Net Art all'Accademia di Belle Arti di Brera, dal titolo Informational Ghost, arte e immaterialità dell'informazione. Domenico Quaranta, che proporrà una riflessione sull'impatto dei più recenti mutamenti tecnologici sugli attuali mezzi di produzione e disseminazione artistica, sarà in dialogo con Cinzia Compalati, direttrice del Polo Museale di Carrara, e con Laura Barreca, già direttrice del museo. Sono state inaugurate questa mattina a Pisa le opere realizzate dagli artisti Z1 e Ethnic presso il deposito di polizia idraulica in via Giovanni al Gaetano. In contemporanea è stato presentato il museo a cielo aperto dedicato alla urban art. Con il completamento degli ultimi murales realizzati nell'ambito della prima edizione del Festival della Strada e di un ampio progetto di rigenerazione urbana sostenuto dal Consiglio della Regione Toscana, si è dato vita ad un nuovo itinerario urbano da percorrere a piedi o in bici per conoscere passato e presente della città della Torre Pendente, nonché una forma d'arte in costante evoluzione. Venerdì 1 marzo alle 21, in replica il 2 marzo, alla Spezia, al Teatro di Alma Ruggero, la Compagnia degli Evasi porterà in scena in prima nazionale il nuovo spettacolo dal titolo La Partita, l'ennesimo testo teatrale scritto dall'autore spezzino Marco Balma, la loro 52esima produzione. Sarà il debutto alla regia per Andrea Carli, pluripremiato attore della compagnia che ha curato anche le scenografie e scelto le musiche di scena. Proseguendo il lavoro già avviato nel 2022 in località Metati Rossi Bassi, nella frazione di Strettoia,
nel comune di Pietrasanta, è iniziata l'installazione di un nuovo tratto di recinzione a bordo strada per migliorare decoro e sicurezza. Opera realizzata grazie all'interessamento del consigliere comunale Massimiliano Farnocchia, che si è confrontato con i residenti di zona raccogliendo le loro istanze, e all'intervento dell'ufficio tecnico, che ha tradotto tali necessità in un atto concreto. Da lunedì 26 febbraio saranno attivate le barriere di accesso all'area parcheggio adiacente alla sede comunale distaccata presso l'ex ospedale Lucchesi a Pietrasanta, e posizionate da un lato di via Martiri di Sant'Anna, l'altro lato via Capriglia. Dalle 0,01, quindi un minuto dopo la mezzanotte di ogni lunedì, fino alle 14 del venerdì, le barriere consentiranno l'ingresso solo a coloro che prestano servizio per il comune nell'edificio dell'ex nosocomio, oltre ai dipendenti dell'azienda sanitaria locale. Dalle 14.01 del venerdì e fino alla nuova chiusura di lunedì, invece, gli spazi resteranno a disposizione di qualsiasi utente. Vediamo il tempo previsto per domani e nei giorni successivi con la grafica di Meteopane. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per domenica 25 febbraio. Tempo nuvoloso, temperature stazionarie, venti deboli e moderati, mare mosso. Lunedì 26. Cielo nuvoloso con piogge, temperature stazionarie, venti tesi, mare mosso. Tendenza nei giorni successivi. Cielo nuvoloso con piogge, temperature in aumento, venti tesi, mare mosso. Per aggiornamenti consultare il sito www.metapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. Non ci sono altre notizie per questa sera e non ci sono aggiornamenti, dunque io vi lascio ad una buona serata e una buona domenica. L'informazione di Antenna 3 torna lunedì prossimo. Mi raccomando, seguiteci anche sul nostro sito www.antenna3.tv e sugli altri canali social. Arrivederci.